Angelo Sambucci, Will FPL, ci troviamo qui in piazza del Plebiscito per protestare contro i 73 esuberi di Villa Rosa. Cosa farà il sindacato al riguardo e com'è questa situazione? Allora, noi dobbiamo premettere che la situazione sulla sanità viterbese è una situazione estremamente critica. Tutto pensavamo meno di poter protestare per questa casa di cura, che in tutta la scena della sanità privata convenzionata viterbese è l'unica che non ha perso una prestazione, è l'unica che non ha avuto una riduzione sulle tariffe, anzi è l'unica che ha avuto anche prestazioni aggiuntive. Proprio questi giorni sembra stiano concedendo altri 15 posti letto, per cui è una grossa sorpresa, a differenza di altre strutture che hanno dichiarato lo stato di crisi e lo hanno motivato, chi per mancate concessioni di attività e chi per riduzione di posti letto e di tariffe. Ora qui la storia è iniziata con l'azienda che ci ha portato a conoscenza che c'erano praticamente 6-8 milioni di euro di deficit, cosa a noi sconosciuta, nessuno mai ci aveva fatto presente questo, anzi noi fino all'anno scorso stavamo discutendo il premio di incentivazione, cioè dire un ulteriore premio rispetto allo stipendio. Abbiamo chiesto i conti, ci hanno fornito i conti e i conti non ci convincono. Loro hanno attribuito sul costo del personale oltre 8 milioni di euro. Noi abbiamo fatto una raccolta dei CUD che il personale, dandoci fiducia, ci ha concesso e siamo arrivati a un costo di 6 milioni e 500 mila euro, per cui questo conto non torna. Abbiamo visto bene tra le pieghe del bilancio che l'azienda ha messo nei costi il pagamento delle ferie, cosa mai successa. È chiaro che all'inizio dell'anno tutte le aziende hanno un debito sulle ferie, perché se si quantifica economicamente 30 giorni di ferie per ogni dipendente ha un costo, ma questo è fittizio, perché poi durante l'anno le ferie si fanno, e allora perché non farlo al 31 dicembre? Il costo delle ferie non c'è più e le ferie non sono state mai pagate. Ci sono anche altri costi del personale, 135 mila euro, ci sono costi sugli arretrati del contratto che non sono stati pagati, per cui per noi non esistono ragioni per cambiare il contratto. C'è un contratto, se ne vuole applicare un altro e se ne vuole applicare un altro molto peggio. Siccome a questa proposta il personale tutto, quei sindacati, ci siamo opposti, allora ovviamente hanno fatto marcia indietro su questo e si sono inventati gli esuberi 73, dimenticandosi che Villa Rosa le prestazioni sono un pacchetto intero e non possono loro dire qui ci guadagno di più me lo tengo, quest'altro ci guadagno di meno lo do via, per cui questo è veramente un gioco delle tre carte che a noi non sta bene. Siamo qui a protestare perché vogliamo difendere il diritto al lavoro, il diritto alla dignità e il diritto alla retribuzione dei lavoratori, lavoratori che meritano tutto il rispetto e tutto ci aspettavamo meno che da una azienda gestita da religiosi si arrivasse a questo trattamento. È veramente sconcertante.